È un vero piacere fare gli auguri alla mia comunità, una comunità a cui dedico veramente tanto tempo, unitamente ai miei assessori, ai consiglieri. È un bene che noi vogliamo a Figarazzi, perché Figarazzi merita di avere una buona amministrazione, merita di avere un paese pulito, un paese che funziona. Quindi tanti auguri. È stato un anno difficile il 2013, tuttavia abbiamo cercato di mettere qualche altro mattoncino di buona amministrazione. Come vedete, il paese è sufficientemente pulito, la macchina amministrativa sta cominciando a rifunzionare. E allora, se abbiamo un po' di fortuna e se il buon Dio ci aiuta, lanceremo quelli che sono le nostre idee, i nostri programmi amministrativi, quei programmi che servono per rimettere in moto un po' l'economia del paese. Bene, tanti auguri e tanti auguri a ognuno di voi, alle famiglie di Figarazzi, agli amici, ai parenti e a tutti coloro che hanno dei ruoli all'interno della nostra cittadina, ma anche a coloro che ci vivono, ci soggiornano e fanno crescere i loro figli nelle nostre scuole. Bene, continuiamo ad amare Figarazzi. Un augurio particolare lo vorrei fare ai due parroci delle nostre parrocchie, che sono le nostre guide spirituali, ma anche alle suore della via San Martino e quelle del Castello, perché continuano a darci degli esempi di vita. E poi un abbraccio a Canale 8, a tutta la redazione, a Pietro Ceruso, a sua moglie, ad Anna, a Salvo, a tutte quelle persone che lavorano dietro una macchina televisiva. Siamo sempre vicini a Canale 8, perché? Perché ci fornisce un'informazione gratuitamente alla portata di tutti, facendo anche un telegiornale. E devo dire che anche tutti i collaboratori di Canale 8 hanno contribuito in questo anno a veramente farla crescere. Tanti auguri, un buon anno a tutti e un abbraccio affettuoso.